Grazie, buonasera. È un piacere salutare la comunità di Sculcola che oggi, sollecitata da queste associazioni culturali così benemerite, ha voluto per la prima volta ricordare ufficialmente le vittime della strage. Questa strage ha a che fare anche un po' con Tagliacozzo. Noi eravamo vicini e quindi uniti anche per questi eventi storici. E così come poc'anzi si ricordava anche la memoria del generale Borges catturato nell'attuale territorio di Sante Marie in Valle di Luppa e poi portato a Tagliacozzo l'8 dicembre 1861 e lì fucilato insieme ad altri suoi compagni. Sono fatti che qualcuno di noi ha letto nelle cronache di storia locale, quindi non tutti conosciamo, soprattutto i giovani, ma come è stato più volte rimarcato sia da Don Nunzio in chiesa sia da Olimpia durante lo svelamento della lapide, è doverosa la memoria storica e l'onore a queste persone, specialmente nello spirito cristiano che ci contraddistingue, l'onore a queste persone che purtroppo hanno dato la vita, hanno perso la vita. Quindi è giusto e doverosa la memoria storica, è giusto e doveroso l'onore e il suffragio di queste persone che senza giudizio da parte nostra sicuramente hanno operato del bene per le loro famiglie e per la prosecuzione delle generazioni a venire, quindi anche delle nostre. Grazie.